Buonasera a tutti, bentrovati. Siamo di nuovo insieme per la nostra trasmissione di approfondimento. Si fa sera, parliamone. Una puntata anche questa dedicata alla figura di Gesù. Perché? Perché abbiamo ricevuto una email in settimana, anzi vi invito a scriverci al nostro indirizzo sifasera@tiscali.it, in cui ci chiedeva una persona, un nostro telespettatore, dice: "Ma Gesù è esistito davvero?". E su questa domanda abbiamo costruito appunto questa puntata ed abbiamo invitato Don Ordasio Bellini, eccolo qua con noi. Buonasera, Don Ordasio. Buonasera anche a voi e a tutti. Don Ordasio lo conoscono i telespettatori di Granducato perché fa sempre il commento al Vangelo, altre trasmissioni sulla fede, ma è anche uno storico, un teologo e quindi ci siamo avvalsi della sua competenza proprio per capire se Gesù è esistito davvero e come facciamo noi a dirlo. Dunque, sull'esistenza di Gesù. Ormai credo che non ci siano più dubbi. C'è stato un periodo nell'Ottocento, diciamo in epoca in cui c'era anche forte l'anticlericalismo. Credo che ormai dal punto di vista storico sulla realtà del Signore, di Gesù di Nazareth, lasciamo perdere il figlio di Dio, sulla figura storica del Signore, non credo ci sia una documentazione ampia. Di Gesù c'è più documenti che di altri personaggi storici di cui non c'è il minimo dubbio, quindi io credo che da questo punto di vista la domanda ormai si spera non sarà più posta per il futuro, tolto questo signore che si vede che aveva qualche particolare ritardo, diciamo così. No, la figura storica sarebbe in malafede. Perché bisogna sempre distinguere molto bene. Quando si tratta di Gesù, noi dobbiamo fare la ricerca storica. La ricerca storica è una scienza, non è una scienza esatta come la matematica, ma è una scienza che si basa su documenti, e ci sono documenti, non soltanto i Vangeli, su cui si può dubitare, dice vabbè, sono di parte. Ma documenti che si riferiscono anche al mondo pagano, si riferiscono al mondo giudaico, il famoso Flavio Giuseppe, che è quello che ci sono documenti sulla figura di Gesù che riguardano anche storici latini, abbiamo Plinio, abbiamo Vitiello, abbiamo, adesso io non sto a fare tanti nomi, tanto ci interessano relativamente. Insomma, per chi si fida anche di me, gli dico tranquillo. Perlomeno dal punto di vista storico l'esistenza di Gesù ormai è indubbia, il resto poi si può tutto discutere. Queste testimonianze si riferiscono appunto, come diceva, alla storia. Ci sono anche delle testimonianze letterarie, testimonianze anche appunto di personalità, di studiosi non cristiani che Sì, è attestano la esattamente figura quello che di Gesù. dicevo prima, cioè la documentazione che riguarda la figura di Gesù di Nazareth. È una documentazione ampia e soprattutto ci sono cose importanti, ci sono vari documenti, ma in modo particolare documenti, diciamo così, storici, letterari, che hanno a che fare con gli storici latini dell'epoca, ai tempi di Tiberio, ci sono, e poi soprattutto dal punto di vista dell'archeologia. A noi ci interessa vedere non solo se è esistito, ma dove ha camminato, cosa ha detto, ecco. Infatti vediamo anche delle immagini della Terra Santa, anche in queste puntate che l'hanno preceduto questa, abbiamo visto tanti luoghi che appunto sono la testimonianza di questo passaggio di Gesù in queste zone dove è nato, dove ha vissuto, dove ha operato. E invece Don Ordasio, i profeti come lo annunciavano Gesù? Cosa raccontavano? Allora, il profetismo è un fenomeno molto interessante che riguarda prima di Gesù e riguarda anche noi, perché noi abbiamo ereditato dal popolo di Israele, di cui noi siamo figli, fratelli, per me il popolo di Israele è fondamentale. C'era un certo Marcione che voleva togliere il Vecchio Testamento e dice non ci serve. Come non ci serve? Dice la storia da cui viene Gesù, da cui veniamo noi. Il profetismo è quel fenomeno in cui ha due dimensioni. Una di annuncio di tempi belli, ma soprattutto quello che rimane più impresso nel profetismo è la denuncia. E, diciamo, erano dei brontoloni,
ma dei brontoloni che sapevano cogliere il senso della storia. Io da questo punto di vista sono un po' profetico perché brontolo Brontola sempre, sempre. capito? Solo che loro denunciavano mali sociali, mali religiosi, fondamentalmente poi tutto girava intorno a un'idea fondamentale, il tradimento dell'alleanza che il Signore ha fatto con voi. Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Questo è il nucleo da cui parte il profetismo. Il peccato, peccato personale, peccato sociale, peccato della nazione, del popolo intero, veniva denunciato. Solo che la denuncia poi ti lascia disperato o ti lascia indifferente. Alla fine dice, vabbè, ma tanto lui brontola, no? E annunciavano anche i grandi tempi, che non erano e grandi tempi a lunga scadenza, no, no, verrà un re, verranno tempi migliori, eccetera. La Chiesa poi questo lo ha letto sotto qui già entra la fede, lo ha letto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo e ci ha visto proprio esplicitamente questo annuncio, quali saranno i tempi migliori, quando verrà il vero re di Israele, che sarà Gesù. Quando verrà il vero profeta, che è Gesù. Insomma, è una lettura che va oltre, ma senza andare, l'oltre ci conduce, diciamo, la fede. Noi ci fermiamo, intuiscono, annunciano tempi migliori, tempi messianici, come si dice, no? E non disperate, perché il Signore vi ricondurrà, il Signore vi riprenderà. Vi metterà un cuore di carne al posto di un cuore di pietra. Non vi abbandonerà. Questo è il grande annuncio, però precede la grande denuncia. Voi lo avete abbandonato. Quindi direi hanno una funzione molto bella che non è religiosa, ma è religioso-politica. Si tratta di denunciare che è quello che deve fare la Chiesa. Con qualunque regime, destra, sinistra, 5 stelle, 9 quadranti, chiunque sia, la vocazione della Chiesa è la profezia, ma non solo il lamentarsi, è l'annuncio di tempi migliori, perché i tempi migliori ci sono, la Chiesa ha la capacità di vedere sempre che in fondo c'è il sole, però prima di arrivare là, soprattutto se attraverso il mare, c'è la C'è tempesta. la tempesta. Siamo in tempesta. Allora, questo è, il profeta ha questa visione, che conduce poi a Gesù, perché noi poi attraverso la vita del Signore, di Gesù, vediamo come egli realizza in fondo i grandi annunci fatti dai profeti. Ma è fondamentale il E profetismo. qui veniamo al Nuovo Testamento. Come ce lo descrivono Gesù e i Vangeli? I Vangeli descrivono Gesù, stranamente miracoli, tutte queste cose, no? Un uomo. Ed è bellissimo. Io ci pensavo stamattina, stavo per dire mentre mi facevo la barba, in realtà la barba non me la sono fatta, e Gesù che piange. Stranamente non dice mai che ride, ma se piange si spera che abbia anche riso, se no, poveretto, capito? Soffre, suda sangue, l'ansia, il segno più preciso degli attacchi di panico, no? Nell'orto degli ulivi lo stavamo celebrando in questo Venerdì Santo. Ha paura, presenta anche gli apostoli, li presenta come dei vigliacchi, cioè vuol dire è tutto meno che un'apologia di Gesù, perché Gesù se fosse l'avessimo scritto noi, Garibaldi, ah, perfetto, Mussolini, ah, tu perfetto. Noi, non c'è nulla di eroico, c'è un uomo che con l'aiuto di Dio Padre riesce a fare miracoli e a dare a Israele un nuovo significato profondo, no? Entrare dentro. Un uomo, questo è molto bello, con tutte le sue debolezze, d'altra parte fino alla morte. D'altra parte, se il Signore non fosse diventato uomo come noi fino in fondo, onestamente, noi avremmo potuto dire, come qualcuno dice, no? Chi se ne fa? A cosa A ci cosa interessa? serve? Sapere che egli ha passato tutto. San Paolo lo sintetizza in quella bellissima frase, no? Divenuto simile a noi in tutto, virgola, meno che nel peccato.
Questa figura di Gesù è una figura che aveva autocoscienza di sé. Gesù sapeva come si proponeva, come un filosofo, come uno storico, come un sacerdote. Qual era l'autocoscienza di Gesù? Questo è un tema teologico affascinante. E mi ricordo che quando ero più giovane mi ci affascinavo proprio, no? E perché vedi, lì c'è un grande mistero. Ora, quando la gente sente un prete che dice un grande mistero, dice, vedi, hanno trovato la parolina per dire stai zitto, non capisci nulla. No. La parola mistero, mi si permetta di spiegarlo 2 minuti, la parola mistero non significa qualcosa che non so spiegarti e che probabilmente non c'è, ma io ti dico che c'è, te stai zitto, credici, da. No. Mistero vuol dire una realtà profonda che non è possibile intuire fino in fondo ed esprimere. Tu sei sposata con il pappalardo. Suppongo che vi amiate intensamente. Avete fatto 3 figliuoli. Se io ti chiedo di spiegarmi il tuo amore, mi dirai tante parole, ma fino in fondo non ci arrivi. C'è un mistero. Mistero perché hai preso lui, perché lui ha preso te, perché quel giovane bello piglia la racchia, perché questa bella piglia un racchio. I misteri dell'amore. Quando io dico mistero dell'amore non vuol dire che non esiste l'amore, che è qualcosa che è talmente forte che mi travolge. Allora, nel mistero di Gesù c'è qualcosa ovviamente che ci travolge e che noi andiamo lì con la fede, e fede fondata, perché io ho sempre paura che quando la gente sente la parola fede, crede che noi ci si creda, e ci credo, là, crede. Non sei scemo, devi avere dei motivi per credere. Quindi questo è importante, noi diciamo che la fede è ragionevole, come l'amore è ragionevole. Non saprai mai spiegare l'amore fino in fondo, non saprai mai dire fino in fondo perché hai preso lui e lui ha preso te, ma avrai qualche ragione per dire ci passo tutta la vita insieme, se no sei scema, se no sei scema. C'è quello che una volta era il fidanzamento, conosciamoci un gocciolino per sapere chi siamo, se no sono due sconosciuti che si amano. No, due sconosciuti non si possono amare, tuttavia possono andare a letto, ma non si possono amare. Amare. Quindi c'è un mistero. Il mistero di Gesù, lui è Dio. Però quando si decide, quando il padre decide di mandare il figlio perché il mondo abbia vita, quando lui diventa uomo, è come se, diciamo, per un certo momento avesse preso la sua divinità, l'avesse messa in letargo, o l'avesse sotterrata, dice, ora io non so più nulla, io potrei ma non lo faccio, io sono forte ma faccio il debole. Cioè, fai l'uomo o giochi a fare l'uomo? Se fai l'uomo, non tirare in ballo la tua divinità. E anche a livello di conoscenza, lui deve ricominciare come uomo, deve cominciare come i bambini, imparando, eccetera, no? Quindi va acquisendo, si dice acquisendo, Certo. va acquisendo questa sua pian pianino, poi che lui abbia dei momenti, non dimentichiamo che poi lui è Dio, fa il miracolo, evidentemente, lì interviene. Non è che la sua divinità è, diciamo, totalmente fuori, non debba fare capolino. Quando va sul monte Tabor, e viene trasfigurato, lì c'è la sua divinità in grandezza, no? Dice il Vangelo, era più bianco e brillante che la biancheria che esce da un lavandaio. Ma però poi dopo dice no, torniamo a monte, perché devo morire. Questo è un assaggio di quello che io sono, ma non sono ora, perché sarò. Ecco la risurrezione. Ecco la risurrezione. Quindi bisogna tenere chiaro. Quindi a livello umano lui ha questa, pian pianino, no, certamente lui non si considera né un filosofo né niente, perché lui poi è un ebreo e quindi lui sa che tutt'al più diventa il figlio dell'uomo. È il titolo con cui lui si chiama, no? Il figlio dell'uomo. Cioè lui sa che, potremmo dire in termine, se vogliamo, moderno, no? È uno che ha capito che la patria ha bisogno di lui. E la patria per gli ebrei non è semplicemente il territorio. La patria è il loro Dio, la patria è la loro fede, la loro tradizione. La bellezza di Israele è questo, insomma. Era un po' la domanda che faceva anche lui stesso agli apostoli, l'ha rivolta anche lui, ma la gente chi dice che io sia? Vediamo uno spezzone di un film molto famoso che parla proprio di questo momento. Si parla che di te in Galilea, dappertutto. È vero, e la gente di Galilea chi crede che io sia?
Molti dicono Giovanni Battista. Non vogliono ammettere che sia morto. No, lo sanno che è morto. Purtroppo lo sanno. Però dicono che tu sei Giovanni Battista Redivivo. Sì, sì, lo sento anch'io. E voi chi dite che sono? Io dico che tu sei il Messia. Il figlio del Dio vivente. Quello che hai detto, Simone, figlio di Giona. Sarai per sempre beato fra gli uomini. Questa verità non te l'ha rivelata la carne o il sangue, ma il Padre mio che è nei cieli. E d'ora in poi io ti chiamerò Pietro, la roccia. Molto bella questa carrellata dei volti. Vi riprometto di rivedere il film, l'ho visto una volta sola, è bellissimo, questa scena mi ha commosso, ti giuro, quella che stavo, non dico, sto a piangere, perché insomma non si piange per un film, almeno. Il regista ma che ha inquadrato. Bello. Poi anche Pietro lo dice molto bene, tu sei il figlio del Dio vivente, è bellissimo. Insomma, se lo chiedevano anche loro, pur stando vicino a lui tutti i giorni, vedendo cosa faceva, come si comportava. Ma perché anche loro sono figli del loro tempo, loro aspettano. E c'è una grande attesa, ma è un'attesa normale, come noi attendavamo che i tedeschi se ne andassero dall'Italia. Diciamo, io penso che i paesi dell'est, no? Che erano invasi dall'Unione Sovietica, sognavano tutti, c'era del nazionalismo, in quanto che vogliamo ritornare ad essere un grande popolo, vogliamo riavere un grande tempio, e questa era l'attesa, no? Di qualcuno che venga a rifare grande, no? Vogliamo ritornare grandi. Ecco il re di Israele, il Dio, il figlio di Davide. Solo che poi, come specificherà Gesù stesso, il mio regno non è di questo mondo. A qualcuno questa frase può far ridere, perché sarei di questo mondo, che cosa me ne faccio? E io dico sempre a tutti, ormai sono vecchio, no? Aspetta, caro, che ti accorgi che il regno di Gesù serve anche a te. Magari non in questo momento, non in discoteca. Ma in futuro. Ma tranquillo, il Signore ha i suoi tempi. Non per nulla la sapienza popolare nei proverbi dice che Dio non paga sempre il sabato, ma paga tutti i giorni. È arrivato un messaggio che chiede, dice, Gesù è un personaggio storico di cui si parla poco nei libri di storia, eppure dalla sua nascita si segna le date, l'anno zero. Perché questo? Adesso in generale ti risponderò così, soprattutto guardando al mondo di oggi, no? Vedi, l'adrenalina dà vita, Ora, un eccesso magari ti mette anche in crisi, ma l'adrenalina fa vivere, i narcotici fanno dormire. Noi viviamo in una società narcotizzata da tutto. I libri di storia, vabbè, a parte noi abbiamo una tradizione anticlericale che pian pianino sta morendo, figurati quanto... Pensa nella filosofia, i grandi filosofi medievali saltati quasi per completo, perché avevano deciso che ci voleva solo Marx e quelli lì. E allora, e questa epoca è passata per grazia di Dio e della nazione. Ci sono le ubriacature temporanee. E noi siamo un'Europa dove... E diciamo, ma mica soltanto Gesù, ora Gesù non è chiunque, ovviamente, no? E grazie a Dio ci hanno provato, anche perché poi più che Gesù nella storia dell'Europa l'ha fatta la Chiesa, e la Chiesa ha i suoi torti,
ha i suoi errori. Quindi cosa succede? Che per buttare giù la Chiesa, alla fine risulta che fa più comodo buttare giù la casa intera con chi c'è dentro. E quindi questo è normale. Quindi, ora poi, io penso che nei libri di storia non li ho presenti, ma insomma qualche cenno sulla figura, se non altro, di Gesù come un profeta estemporaneo, fuori che viene a ridare unità alla nazione, a portare... Questo qui penso che ci sia la lotta tra Sadducei, i farisei, tutte queste cose, insomma un minimo di storia di Israele nei libri ci sarà, se no fatemi ridere, ecco, alla fine. È chiaro che la figura di Gesù riguarda poi, si è impadronita ovviamente della fede, della Chiesa, è diventata poi anche una grande, enorme struttura, nel nome di Gesù si è fatto tutto e qualche volta anche il contrario di qualcosa, non dico di tutto. Quindi questo qui, poi una volta raccontata la storia di Gesù, si racconta gli effetti storici di Gesù, la fede, la Chiesa che cresce, la Chiesa imperiale, eccetera. No? Più che la storia di Gesù inizia la storia della Chiesa. Allora qualche cenno c'è, perché insomma Federico II, Innocenzo III, qui, là, Gregorio VII, Enrico IV, Bonifacio VIII, che nei libri di storia non c'è, ma che è morto per indigestione di fichi fioroni. Questo la gente non lo sa. Gli piacevano i fichi fioroni, è morto di indigestione di fichi fioroni, probabilmente stava già male di suo, probabilmente. Era vecchiotto. Questa figura di Gesù, diciamo, che porta alla liberazione, era un po', alcuni storici dicono, quello che avrebbe sperato Giuda, il traditore, questa figura di apostolo che poi tradisce. Vediamo anche tante immagini di Giuda che nell'arte è stato riprodotto, il famoso bacio, no, nell'Orto degli Ulivi, è stato veramente così, questa figura del traditore, come possiamo leggerla oggi? Ma io credo che sia verosimile, addirittura direi che è molto, molto, molto probabile che Giuda, a parte tutto quello che si dice di Giuda, che è un tema affascinante, figurati se ne può parlare in 5 minuti, no? Ma diciamo, storicamente parlando, io credo che Giuda sia fondamentalmente una persona tormentata di suo, su quelle persone che nascono male, per cui... E probabilmente io direi, quel pochino che me ne intendo, non sono lo psicologo del padre Nike io non vediamo faccio... anche se ci sono delle immagini che avevamo trovato, appunto, dell'arte che riproduce la figura di Giuda. Io non sono un grande psicologo, ma qualcosettino ho studiato anch'io. Io credo che sia fondamentalmente quelle persone che sono nate depresse e che hanno bisogno di scaricarsi, no? Per cui a un certo momento rimane deluso, perché lui crede veramente, ecco, che Gesù rappresenti quella liberazione che è della nazione, e quindi è fondamentalmente un deluso, anche perché poi si parla che lui facesse parte anche degli Zeloti, quindi sono tutti quei movimenti di ribellione contro i romani e di sogno di restaurazione. E indubbiamente è un uomo tormentato, è un uomo che non so se è attaccato al denaro, se dobbiamo dare retta a Giovanni nel suo Vangelo che dice che lui voleva rubare, no? No, è Marco che lo dice, capito? Gli piaceva, teneva la cassa. In Giuda c'è anche la figura di qualche prete, sai, perché c'è la fede in Gesù però che non è la fede giusta, che non gli dà la forza di resistere, e tanti preti ci ritroviamo lì, tanti cristiani anche, no? Gesù li vogliamo bene, però ci frega, non me lo doveva fare, qui e là, e allora già che ci siamo approfittiamo, teniamo la cassa, facciamo un po' di soldi, e io ci vedo tanti preti e nella figura di Giuda, sì sì. E invece nella figura di Pietro, anche lui in qualche modo ha tradito Gesù poi alla fine. Anche di lui vediamo delle immagini che abbiamo rintracciato nelle opere d'arte. Pietro è un primario, come si diceva una volta, primario, secondario, no? Un primario.
Lui, pa, risponde, e i primari mi sono simpatici, forse perché sono simile anch'io, no? Spariamo subito quello che ci viene in mente e che il cuore ci detta. E generalmente è la verità. Poi però interviene la vita, la paura, e lui è uno che però alla fine trionfa, che cosa? La fedeltà. Lui è un uomo che va dall'entusiasmo per cui parla a volte anche a vanvera, la paura, mai l'interesse personale, eccetto il fatto che la paura è un interesse personale, perché insomma ognuno di noi vuol vivere e non vuol morire. Però è generoso. Io andrò avanti, signore, non ti preoccupare, ma che scherzi, te morire, ma io ti difendo, ma cosa ti difendi, capito? È un entusiasta che cede alla paura, ma alla fine è fedele. Mi ricorda il famoso figliuolo del Vangelo, quello che dice ci vado e non ci va. Quello che sbatte i piedi dice non ci vado, però ci va. Pietro è uno che salta dall'entusiasmo, rinnega facilmente quello che dice perché è un pauroso, perché ma poi la natura umana. La natura umana. Poi però trionfa la fedeltà, ritorna sempre a casa e dà la vita. Questo è ciò che è Pietro. Pietro non si ammazza. Pietro offre la vita per Gesù. E piange, bella anche quando... E piange, il pianto io vorrei fare una campagna, alle Nazioni Unite adesso hanno fatto il giorno della felicità, più stupidaggine di quella non esiste al mondo, la felicità non esiste, soltanto sul dollaro c'è scritto, sulla Costituzione americana, la felicità, capito? Ma io farei la giornata delle lacrime, ma non le lacrime di coccodrillo né le lacrime dei piagnoni. Le lacrime di coloro i quali riescono a commuoversi di fronte al dolore e anche alle gioie del mondo. E allora Pietro è quello lì. Ciò che fa bello Pietro è ritorno alla fedeltà. Il resto, poi io ci pensavo stamattina, ve lo dico sempre quando faccio i funerali io, no? Il bello del cristiano, sai qual è? Che a noi del passato non ce ne frega assolutamente nulla. Il cristiano guarda sempre al domani. Cosa ho fatto ieri non mi interessa. Chiedo perdono, il Signore mi perdona anche del peggio, perdona tutto, dice il profeta. Noi siamo il popolo che guarda al futuro. E infatti nei funerali, il funerale è quello civile, dico sempre io, è una cosa seria. Ogni funerale è serio. E invece... Ma se guardi, scusa, nel funerale civile è tutta una commemorazione, eravamo. Invece nel funerale religioso è affidiamo. Don Nordesio, il nostro tempo a disposizione è quasi terminato. Vorrei che facesse nei confronti dei nostri telespettatori un invito a come vivere la Pasqua. Questo il sepolcro vuoto, come guardarlo con gli occhi della storia, ma con gli occhi anche della fede? Prendendo qualche parola del Vangelo. Guardare il Venerdì Santo invece di metterci lì tanto a piangere, no? A fare le via cruci, e ricordare sempre fondamentalmente perché cercate tra i morti colui che è vivo. Quando andate al cimitero invece di piangere, pulire i marmi, portare i fiori e diventare pazzi, no? Che va benissimo, fa parte dell'estetica cimiteriale, domanda sempre perché. Perché cercate tra i morti colui che vive. Questa è la Pasqua. E questo per i morti. E per i vivi siamo dei poveri peccatori, dei poveri cretini, io per primo, no? E perché cercare tra i cretini colui che poi in fondo invece il Signore lo guarda con un sorriso? Siamo bene amati dal Signore e la Pasqua ce lo dimostra. Questo. Perfetto. Grazie infinite di essere state con noi questa sera. Ci rivediamo noi la prossima settimana, martedì prossimo sarà con noi Monsignor Giusti, il Vescovo, e parleremo con lui della risurrezione di Cristo. Ubi maior, minor cessor. Arrivederci a tutti, buona serata. Arrivederci.